Buonasera a tutti e benvenuti al webinar di Volumetrica Trading. Questa sera facciamo webinar non via Zoom come di consueto, ma facciamo webinar utilizzando i nostri canali e quindi ci vedete su YouTube, su Facebook e bene. Intanto benvenuti a tutti quanti. Leggiamo subito il nostro disclaimer prima di cominciare il webinar. Attendete che lo trovo in mezzo a tutti quanti i miei meandri qua, eccolo qua. Ok? Il presente webinar non costituisce sollecitazione all'investimento di alcun genere. Le analisi o eventuali trade sono Commerciale. puramente a scopo illustrativo, educativo e non sono in Commerciale. alcun modo da considerare come consulenza in materia di investimenti. Volumetrica Trading non si assume alcuna responsabilità riguardo all'utilizzo improprio delle informazioni rilasciate durante il webinar. Il trading può portare alla perdita parziale e completa del capitale inizialmente investito. Bene, oggi intanto niente, se avete ovviamente delle domande, Diego Messina, se poi fareste dare il 6 e yes, grazie. Sì, dopo adesso le prendiamo subito. Se avete domande, ovviamente, buonasera, sì, ciao Maurizio, ciao Matteo, buonasera a tutti quanti. Se avete domande, innanzitutto, quindi su eventualmente situazioni, piattaforma o qualcosa, insomma, di particolare, sapete che abbiamo buttato fuori le versioni nuove, quindi anche il Volbook ha dei nuovi indicatori per quanto riguarda gli iceberg, la Voices, diciamo, ha un'interfaccia grafica nuova, ha un nuovo indicatore che è il Market Statistics, che poi andremo a guardare nello specifico cosa serve e cosa ci fa vedere. E, ecco, quindi se avete delle domande, pronti a farle, poi io vi rispondo pian piano. Sto intanto se, tanto seguendo questo trade che ho aperto sull'IS a seguito dell'IS, sta facendo in questo momento perché ho aperto questo trade in questo momento sull'IS. Ho messo in questo momento a break even. Difatti, stavo preparando per il webinar, se no avrei chiuso esattamente come vedete qui nella parte bassa. Madonna, che la c'è appena che l'ho trovata. Come avete visto, qui c'è stato un assorbimento molto, molto importante. Eccolo qui: molti, molti aggregati short che sono entrati nel mercato. Quindi, questo è un punto assolutamente importante. E il mercato poc'anzi ha fatto questa spike molto veloce, molto rapida. Finché stavamo aprendo per il webinar ed ha toccato, diciamo, i livelli precedentemente testati ed usciti dalla Vol Analyzer. In questo momento sta premendo ancora short e lascia intendere probabilmente che dal punto di vista distributivo abbiamo un POC che a questo momento è ancora a sud di tutto quanto la situazione. C'è una distribuzione che in questo momento sembra voler essere questa qua, quindi diciamo che il POC più papabile, vista la situazione com'è di assorbimento short in quest'area e dello spike che ha fatto e di come si sta, diciamo, muovendo la distribuzione, il POC papabile potrebbe essere sicuramente questo. Ed era per quello che qua bisognava chiudere l'operazione o lo short fatto, diciamo, sul breakout della distribuzione fatto sui massimi. Ovviamente in questo momento non è andata, visto anche perché hanno fatto una cosa molto veloce. Come vedete, il mio trade si chiude praticamente sopra il massimo dell'ultimo swing che hanno effettuato. Il mercato in questo momento comunque sta spingendo short, come vedete in questa leg, sta cercando di recuperare il livello precedentemente rotto. Ok, eccolo qui. E adesso sta testando nuovamente la parte bassa del mercato. L'ultimo low che si è creato qua dal punto di vista della spinta è stato abbastanza esiguo, però comunque è un mercato che in questo momento ci può dare spazio per short di scalping molto molto stretti, quindi uno scalp che possa, ecco, prevedere un arrivo fino qua come quella che era la natura del trade che avevo attivato, ok? Ma non sicuramente un mercato che in questo momento possa pensare di andare short, anzi, quindi personalmente, insomma, se faccio uno short come vedete qua, faccio uno short di brevissimo, anche perché qua, come vedete, per esempio, nel Volbook adesso in questo momento quello che ci può far pensare che il mercato possa scendere è appunto questa leggera liquidità che si sta, diciamo, accumulando sulla parte dove prima hanno fatto il test. Però, come vedete, i rialzi, cioè le leg di responsive sono immediate, velocissime,
e il mercato tende immediatamente a recuperare. Vedete qua come immediatamente ha comprato con volumi in aumento, quindi il mercato tende a immediatamente a comprare qualsiasi situazione diciamo di vendita ci sia presente nel mercato, quindi un mercato fortemente long che al momento non dà assolutamente segnali di cedimento strutturale. In questo momento abbiamo ormai fatto una corsa che da questa mattina si avvicina ai 110 punti, perché siamo partiti più o meno da area 3703, arrivati quindi all'area 3805, più o meno 110 punti di salita. È una salita veramente, veramente importante. E quindi il mercato, insomma, che continua. Vedete anche qua tutte le spinte short che ci sono state durante il rialzo, le vediamo molto chiaramente qua con il nostro volume analyzer. Ok, tutte le spinte short che ci sono state durante. Scusate, solo un secondo, Tony. Tutte le spinte short che ci sono state durante il mercato, eccola qua, una, due, tre, come le vedete qua, eccola qua, la troviamo, scusate, questa, ok, questa, cioè tutte spinte short con minimi crescenti, quindi nonostante il mercato abbia cercato, infatti se vedete l'indicatore della spinta volumetrica è completamente short, e questo, ok, ci fa anche capire che cosa, che non serve, cioè quando vediamo un indicatore come questo volumetrico che ci sta dicendo che il mercato sta spingendo short, non è che noi dobbiamo cliccare short. Se noi andiamo a vedere sull'IS 240 minuti, vediamo una barra 240 minuti che sta salendo completamente rossa, ok? Perché? E guardate, difatti qua la spinta volumetrica è addirittura magenta sotto, quindi cioè è una spinta volumetrica che nell'ultima parte, ok, ha visto solo short entrare sul mercato, ma nonostante questo, come avete visto prima, nonostante gli short, il mercato ha comunque continuato a rialzare. Questo per dirvi cosa? Che per dirvi che non basta capire, cioè che un delta ci dica che un mercato sta spingendo short per metterci short sul mercato, bisogna cercare di capire dove siamo, cosa sta succedendo e qual è il momento di poter eventualmente shortare un mercato oppure no, o addirittura qual è il momento di poter interpretare quello short che stiamo vedendo in quel momento al contrario, e capire quindi che è uno short di assorbimento continuo e che quindi dobbiamo pigliare la palla al balzo per longare il mercato e non per shortarlo. Quindi molto molto sempre importante la formazione, ok, e per capire appunto quello che si sta guardando e dare il giusto significato a quello che si sta guardando, contestualizzando il tutto e capendo effettivamente cosa andiamo a fare e perché lo stiamo facendo. Bene, detto questo, se non ci sono domande, passiamo a fare subito l'analisi dell'IS. L'IS partiamo, beh, abbiamo vissuto 2 giorni, direi, abbastanza importanti, 2 giorni in cui abbiamo visto i mercati che sono scesi in maniera verticale e stanno risalendo in maniera verticale, in maniera altrettanto verticale. Quindi un mercato che in questo momento sta, diciamo, dando segnali di estrema volatilità, e anche vorrei dire di estrema forza in questo momento, perché è un mercato che in questo momento continua a rigettare tutti i tentativi di short che si fanno che i shortisti cercano di fare, e anche molto rapidamente, oserei dire, e questa rapidità nel rigettare tutti i tentativi di ribassi continuano a confermare che il mercato continua ad essere prepotentemente long, e quindi in questo senso bisogna stare molto molto attenti a shortare il mercato, e se si shorta, come nel mio caso, bisogna farlo a ragion veduta e capire perché si sta facendo. Se andiamo a fare un'analisi adesso di un time frame di lungo periodo, ok? E prendiamo, non vado neanche sul weekly, perché non ha senso andare sul weekly in questo momento, in quanto vedremo solo barra rialzo, non ha senso. Prendiamo invece un'analisi di 144 range e capiamo invece sul 144 range cosa sta succedendo, ok? Allora, nonostante il mercato in questo momento ci abbia dato una grande diciamo dimostrazione di rigetto dei minimi questa mattina su questo livello, eccolo qui, e l'abbia rigettato, stia salendo, e come vedete anche la barra 144 range
è completamente rosso fuoco, ok? Il che ci sta ad indicare che il mercato sta respingendo con forza tutti i tentativi di short che si vogliono fare. Nonostante questo, dobbiamo però attenzionare una cosa. Cos'è che dobbiamo attenzionare? Perché non dobbiamo farci distrarre mai da tutto quello che succede nel mercato, ok? Cioè, il mercato, come vedete, è molto, diciamo, distraente in questo senso, perché scende di colpo, sale di colpo. L'altro giorno il DAX saliva come non ci fosse un domani, poi ieri è risceso come un pazzo, oggi sono risaliti come dei pazzi, ok? In tutto questo frangente, in tutto questo tourbillon, in tutta questa confusione, ok? Non dobbiamo però mai perdere di vista che cosa? Quella che è la situazione volumetrica e quella che è la situazione della price action, ok? Prima di tutto quella che è la situazione della price action. La price action in questo momento, come vedete molto molto chiaramente, ha dato un segnale di negatività. Perché ha dato un segnale di negatività? Perché fino a qua, come vedete benissimo, avevamo che cosa? Avevamo dei massimi che erano, ok, dei minimi qua, un massimo più alto di questo, minimo crescente, massimo crescente, minimo crescente, massimo crescente. Oggi per la prima volta il future ha fatto un minimo decrescente. Intanto andiamo a chiudere la nostra operazione al momento, perché il mercato sta arrivando come vedete nella posizione dove abbiamo ipotizzato ci possa essere lo shift, il POC, ok, c'è liquidità qui sotto disponibile, comincia ad essere qualche piccolo iceberg, quindi stiamo molto attenti in questo momento a recepire le informazioni che il mercato, c'è stato un assorbimento degli short, molto molto attenti a recepire le informazioni del mercato che ci vorrà dare. Questo è il livello, insomma, dove potremmo tranquillamente, eccolo qua, mettere prima di questa liquidità un buy limit, vediamo se ce lo danno o vediamo se ancora da questo livello avranno la forza di rimbalzare e gabbarci un'altra volta, ok? E detto questo, stavamo facendo appunto l'analisi prima del capire che cosa, che la price action comunque sullo Standard & Poor's ha invertito, ok? Quindi abbiamo un minimo più basso del minimo precedente e ora vedremo come finirà, cioè non possiamo dire ovviamente al momento che la price action possa essere invertita definitivamente, perché quando è che sapremo che la price action è invertita? Quando da qui, questa qua, eventualmente questo massimo dovesse invertire e dovesse scendere, dovesse rompere questo minimo, a questo punto noi sapremo che la price action è definitivamente invertita, ok? Sicuramente quando, quantomeno, il nostro, diciamo, indicatore, vedete che abbiamo delle leg all'interno, ok, delle linee che collegano le barre interne, quando quantomeno ci darà un segnale di rintracciamento che farà sì che la leg, diciamo, di spinta cambi e possa passare in negativo. Ok, questa è la prima cosa in assoluto che dobbiamo vedere, anche perché attualmente, come vedete in questa leg di rialzo, nonostante abbiamo visto tutti gli assorbimenti short sui volumi, ok, i volumi sono molto 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 bassi, ok, quindi siamo in presenza di un rialzo che è stato fatto, sì, certamente in presenza di assorbimenti importanti come abbiamo visto prima, però abbiamo questi due alert, questi due punti di domanda, quindi il primo punto di domanda è il minimo decrescente che è stato fatto e il secondo punto di domanda è che cosa? I volumi, gli scarsi volumi in aumento, in rialzo che sono stati fatti, ok? Questo però non ci deve portare in errore, perché lo vediamo assolutamente molto bene qui, il delta profile che c'è a fianco qua, in corrispondenza di questo high volume node, dà una zona di assorbimento degli short molto molto importante. Quindi cos'è che dobbiamo attenzionare? Quindi dobbiamo attenzionare cosa? Questo livello assolutamente, perché questo è il livello fondamentale, area 3790, che il mercato non dovrà rompere assolutamente, perché questo è un livello che, se dovesse essere rotto, potrebbe creare assolutamente, come è stato, vedete, rotto con violenza e rigettato, perché vediamo la barra rosso fuoco, cioè che dà veramente significato a questo high volume node e questo delta negativo che vediamo di qua. Quindi questo è il nostro supporto da attenzionare, area 3790. Se il mercato dovesse rigettare e andare a 3790, sicuramente questa sarà un'area che, a fronte di evidenze chiare, potrebbe essere un'area per effettuare ed valutare eventualmente un long per andare nuovamente sui massimi in area 3865, ok? Quindi molta attenzione ad area 3790. Se avremo la fortuna di vedere
un rimbalzo, un rigetto all'indietro, al test di quest'area, perché questa potrebbe essere l'area per un re-entry long sul mercato, ok? Perché qui ormai il mercato o si era dentro da questa mattina, ok? Quindi dalla partenza di questa mattina, adesso entrare nel mercato è molto 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 pericoloso, un mercato che è molto molto rapido, molto molto violento, e quindi entrare ora ci si può trovare effettivamente di fronte a dei rintracciamenti molto profondi e molto rapidi, che possono portare anche lo Standard & Poor's a ribassare anche di 20, 15, 20 punti. Quindi in questo momento non si può pensare allo short, al long. Non si può pensare di allungarlo in questo momento per l'idea di dire: caspita, è partito, io non ci sono stato e devo entrare perché questi stanno andando su. No, adesso bisogna stare calmi, tranquilli e capire cosa sta facendo il mercato, e quindi identificare eventualmente aree di possibile rientri, che come vi dicevo area 3790 per quello che mi riguarda, che corrisponderebbe anche a questo minimo di questa zona qua, ok? Quindi area 3790, questa potrebbe essere la possibile area di rientri per quanto riguarda Standard & Poor's. Quindi Standard & Poor's, che come abbiamo detto, ricapitolando, ha dato un primo segnale negativo, ma contestualmente ha dato, diciamo, lo ha parzialmente annullato per il fatto che questo high volume node è stato assolutamente strappato via con una barra rossa a fuoco che sta dicendo che, nonostante tutte le vendite che sono in atto dei ribassisti, nonostante tutte le vendite che sono in atto da parte dei ribassisti, non c'è assolutamente maniera di scendere. Intanto il nostro trade è andato, diciamo, il nostro trade si è chiuso a break-even perché il mercato continua a spingere long. Eccolo qua, lo vediamo, eccolo qua, vedete come ha spinto e come sono riusciti a breccare nuovamente i massimi. Queste sono situazioni in cui non bisogna assolutamente, quando c'è, lo short va sempre, come, perché ogni tanto mi domandano: ma come si cerca lo short, eccetera, eccetera. Io utilizzo molto il nostro, diciamo, order flow, e utilizzo quello che è il nostro vol analyzer. Come vedete in questo momento, che il vol analyzer cosa ci sta dicendo? Che c'è una spinta log importante sul mercato. Ci sta dicendo che sui livelli prima attenzionati ci sono stati assorbimenti e che il mercato sta spingendo long in maniera importante. Quando vediamo questo tipo di situazioni, ok, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo astenerci assolutamente di cercare qualsiasi tipo di short sul mercato. A maggior ragione perché, come vediamo qua, la vol analyze, il vol book ci sta dicendo che c'è liquidità presente sopra il mercato, non sotto il mercato. La liquidità va sempre interpretata. Non sempre la liquidità sopra vuol dire che sono livelli di possibile arrivo come target, e non sempre, e viceversa, non sempre vuol dire che la liquidità sopra sia liquidità, diciamo, che fa da resistenza al prezzo. Bisogna conoscere le dinamiche, ok, del book e del vol book per capire che in certe situazioni, come in questo caso, potrebbe essere un attrattore, un magnete per il nostro prezzo, ok? Perché lo si mette in confluenza a cose che si sono viste sull'order flow con la distribuzione volumetrica e quant'altro, e quindi si capisce che questa potrebbe essere eventualmente oggetto di arrivo. Ma cos'è che non ci fa prendere questo tipo di posizione? Personalmente non la prendo perché vediamo un POC ancora molto basso e una distribuzione qui non ancora matura, ok? Quindi nel momento in cui vedo questo tipo di situazione, mi astengo anche eventualmente di fare uno scalpo che potrebbe essere un long da qua con uno stop sotto questa liquidità, per poter andare a mangiare questi livelli di liquidità che vediamo sopra. Quindi a vedere uno Standard & Poor's che possa arrivare a 3815 e anche 3820 come livelli, ok? Quindi quando si fanno tutte queste tipo di analisi insieme con i nostri strumenti, si arriva definitivamente poi a, diciamo, discernere e a capire, ok, quando un trade può essere preso in una parte piuttosto che no. È ovvio che adesso io lo prenderei molto più long che short, però per i motivi che vi ho detto, in base di come è costituita la distribuzione volumetrica in questo momento e in base al fatto che noi abbiamo un POC che è ancora a sud, ok, non assolutamente considero di prendere un long sul mercato, ma né tantomeno, in base a tutte le considerazioni che ci siamo fatte poc'anzi, non considero di andare a prendere nessuno short sul mercato, perché per quello che penso io in questo momento è più probabile, perché è sempre di probabilità che si parla nei mercati borsistici, ok?
è sempre di probabilità che noi dobbiamo parlare, perché è più probabile, a mio avviso, in questo momento che il mercato possa spingermi sì, almeno fino all'area 3815, dove eventualmente in caso di evidenze cercherò lo short di scalping eventualmente là, piuttosto che cercare lo short qua, essere stoppato alla rottura di questi livelli di liquidità per vedermi poi il prezzo che mi torna indietro. Quindi pazienza, molta pazienza, attendo appunto che il mercato possa fare quello che io penso stia facendo. Nel momento che l'ha fatto andrò a verificare che cosa? Andrò a verificare se il mio order flow, ok, mi dà evidenze e i miei indicatori, vedete anche qui come questo per esempio è, diciamo, il mio time and sales Standard & Poor's sugli aggregati, cioè sugli istituzionali. Qui vedete chiaramente che passano ordini, ok, da 800, 700 pezzi in 5 millisecondi, un K, cioè, quindi questi sono gli ordini che entrano di istituzionali, quando gli istituzionali entrano e sparano dentro ordini di quantità elevatissime, ok? Qua dentro ho applicato dei filtri, che vanno, aspettate che metto un po' a posto qua, ok? Qui dentro ho applicato dei filtri che vanno da 230 a 500. Ecco, in questo senso possiamo subito capire, per esempio, per come può aiutarci, per esempio, il nostro nuovo indicatore, il Market Statistics, a, diciamo, settare, vedete, se io vado qua, vi faccio vedere, setting time and sales, ok? Il mio time and sales in questo momento, volume filter, vedete, è settato per, ho due filtri in questo time and sales, ho un primo filtro settato per volumi maggiori di 250 contratti e un secondo filtro aggregati, ok? Vedete, io sto in questo momento monitorando trade aggregati. Cosa vuol dire? Vuol dire che io sto monitorando tutti quei trade che nell'arco di pochissimi millisecondi danno come sommatoria più di 250 o più di 450 contratti, ok? Quindi sto monitorando gli aggregati, benissimo, e questi aggregati sto monitorando i maggiori di 250 e 450 e come vedete vengono di due colori diversi, mentre i maggiori di 250 e compresi da 250 e 450 vengono rossi e verdi, quelli invece maggiori di 450 vengono fucsia e ciano. Vedete intanto come il mercato continua piano piano, tick by tick, a spingere verso l'alto, ok? E allora, e noi che siamo short magari diciamo, dai, adesso forse invertono, adesso di qua, adesso di là, ma il mercato sta facendo quello che noi prima abbiamo visto che doveva probabilmente fare, e quindi noi ci siamo, in base ai nostri strumenti, astenuti da prendere qualsiasi posizione short in questo momento. Quindi nel se ne stiamo fuori, restiamo con il nostro gain eventualmente accumulato in giornata e attendiamo la situazione propizia. Quindi detto questo, quindi vedete che io ho settato due filtri, 250 e 450. Com'è che faccio io andare a settare i miei due filtri? Vado qui, vado in indicator e vado a selezionare un indicator che si chiama Market Statistics. Eccolo qua. Il Market Statistics io posso, ok, dirgli praticamente, voglio vedere, ok, tutti quei, qua seleziono aggregate trades ovviamente, voglio vedere, dico, tutti quei volumi, ok, che hanno un range iniziale di 100 aggregati fino a 1000, ok, con uno step di 100 contratti, ok, gli faccio apply, il nostro Volsys si comincia a calcolare ed eccolo qui la Market Statistics che esce immediatamente. La Market Statistics cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che da 100 e 200 contratti abbiamo una media di 653 nel periodo considerato, ovviamente, che sto considerando io, quindi adesso qui come io sto considerando gli ultimi 10 giorni, quindi lui mi sta dicendo che negli ultimi 10 giorni io ho assistito a che cosa? Ho assistito per 653 volte, e con una deviazione che può andare fino anche a 1270 volte, ok, a contratti aggregati che vanno da 100 a 200, per 99 volte da 200 a 300, per 25 volte da 300 a 400 e per 13 volte superiori a 400. Quindi in questo momento, quando io devo decidere come settare il mio time and sales, qua vedo chiaramente che cosa? Vedo chiaramente che ho una stragrande maggioranza di volte, 602, scusatemi, ho una stragrande maggioranza, perché io vado a vedere quelli grossi, mi interessano, ho 99 volte i trade che vanno da 200 a 300, ed ecco perché io ho settato il mio filtro a 250, ed ho 25 volte, ok, e 13, i miei trade che vanno da 300 a 400, 400 a 500, e quindi ho settato il mio filtro a 450. Quindi questo mi permette immediatamente di capire quali sono, diciamo, i limiti, ok, di filtri che io devo immettere nel mio time and sales
per cercare appunto di vedere appunto il passaggio degli aggregati che effettivamente mi interessa. Lo stesso dicasi per esempio, e questi valori sono gli stessi valori che poi noi possiamo andare ad inserire nel nostro indicatore delta filter bus, ok? Nel nostro indicatore delta filter bus mettiamo appunto i valori, adesso in questo caso io li ho settati per esempio 100, 150 e 450 perché mi piace di vederli così, ma gli stessi valori qua, che ne ho, intanto guardate bene, ok, l'analisi che abbiamo fatto poc'anzi, vedete la liquidità che sta solo ed esclusivamente sopra, non c'è un cacchio sotto, voi direste, ah, ma cacchio, quella liquidità che fa pressione short, quindi vendo. Eh no, è qua che sbagliamo, perché a volte quella liquidità, ed è lì che bisogna imparare a capire e discernere quando la liquidità fa da pressione short, ok? E quando invece la liquidità sta facendo da magneta, eccola qua, vedete, guarda, cioè, ok? Il long era spettacolare farlo in quel momento, però ve l'ho spiegato perché, cioè, la borsa non deve essere un azzardo, non deve essere un rosso e nero, non deve essere un azzardo. Se uno vuole azzardare, decide di spendere 100 euro, va al casinò e se li punta a 10 euro alla volta, 20 euro alla volta sul rosso e nero, ok? Quello è il casinò. La borsa deve essere un qualcosa di diverso. La borsa deve essere un qualcosa che è un qualcosa di diverso, è un qualcosa che nonostante, diciamo, non ci sia nulla di certo mai, sia comunque sempre molto aleatoria la cosa, è comunque un qualcosa che, e deve essere affrontata con, diciamo, il calcolo delle probabilità. Noi dobbiamo entrare nel mercato quando abbiamo ovviamente più probabilità che il mercato possa darci ragione, quindi dare soddisfazione alla posizione che apriamo, piuttosto che il mercato ci possa dar torto e quindi non dare soddisfazione alla posizione che apriamo. In questo senso, cos'è che fa la differenza? Fa la differenza il fatto che noi, analizzando quello che abbiamo fatto in diretta, avete visto in diretta, vi ho fatto l'analisi, ok, che analizzando quello che abbiamo fatto in diretta, ok, decidiamo cosa fare e dire no, attendo perché per me sta succedendo questo e sta andando verso l'alto, oppure ok, è il momento di tradare. Vabbè. Detto questo, vi stavo facendo appunto vedere anche i delta filter bus, come vedete io ho selezionato i miei range da 100, 150, 150, 450 e oltre i 450, questi sono i range che io ho selezionato nel mio delta filter bus per vedere appunto cosa, per vedere quello che vedete qui sotto, eccolo qui. Qui sotto immediatamente io ho coscienza subito di come sta spingendo gli istituzionali, ok? Adesso per esempio qui ho coscienza che gli istituzionali non stanno entrando nel mercato, vedete? Quindi queste ricoperture che stiamo vedendo adesso, che c'è stata questa accelerazione, potrebbero essere state ricoperture di gente che si era messa short, ovviamente che si era messa short magari qua, che si è messa short magari qua, perché non abbiamo visto l'immissione, come per esempio qui, vedete quando accompagnano il rialzo, guardate bene come c'è immissione di volumi da parte di istituzionali, ok? Bene, e vedete anche il delta filter bars che ce li segnala. In questo momento abbiamo visto un solo 317 scattare, eccolo qui, che potrebbe essere appunto uno stop scattato sul mercato, quindi doppio massimo. Ecco che adesso bisogna cominciare di andare a capire se il mercato, in base a quello che sta succedendo sull'order flow, ci può dare indicazione di short. Ma come vedete, cosa sta succedendo? Guardate bene l'order flow, cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che continuano a comprare, li vedete? Questo ciano e questo verde sulla base sopra POC di barra, ok? Vedete? Chiaramente si vede cosa? Che il mercato ha tentato di vendere, ok? E sta ricomprando il livello. Quindi voi quando vedete una cosa di questo genere, perché mi domandano anche, l'order flow non capisco bene, c'è la parte che ovviamente i nostri educator sono lì, Paolo Serafini, Edoardo Burattini, per diciamo formare tutti coloro che vogliono, diciamo, approcciarsi al mondo dei volumi, perché io non mi stancherò mai di dirlo, ricordatevi sempre che il mondo dei volumi è un mondo complesso, non è che si arriva a capire queste cose, a vederle eccetera eccetera così dalla sera alla mattina, perché abbiamo due strumenti belli che ci indicano bene il template fatto bene cosa sta succedendo, ok? Come vi ho detto prima, è tutto un insieme di, è tutta una storia che si lega assieme, ok? È tutta una cosa che si lega assieme. Come ho detto prima, è tutta un'analisi che parte da prima, che ci fa capire che il mercato ha rigettato gli short una, due, tre volte, che ci fa capire che il mercato ha livelli di liquidità sopra che vuole andare a cercare. Vedete, guardate, vedete che sotto non abbiamo nulla. Eppure uno sarebbe tentato a pensare di dire, ah caspita, non abbiamo nulla, cazzo, il mercato scende, no? Fermo lì, attendi prima, guarda bene cosa sta succedendo, ok? Quindi
Tutto questo insieme di cose che poi alla fine si riescono a vedere, non si vedono perché si hanno solo gli strumenti, ok? Non si vedono solo perché si fa una formazione con qualcuno che non ci dice, non ha il click magico, non ci dice come tradare, ok? Ma ci dice assolutamente dove noi dobbiamo andare in cerca. Guardate, 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 ok? Cioè, quindi il nostro log che eventualmente avremmo preso qua prima, ecco i 3820 che parlavamo prima. Siamo arrivati a target 3820. Il mercato ci è arrivato, ok? Quindi se noi avessimo pensato a uno short perché qua stanno scendendo, avremmo preso una sonora bastonata. Se noi avessimo pensato a uno short solo per il fatto che la distribuzione, ok, presentava un po' a sud e quindi potevamo pensare a uno shift POC, eccetera, eccetera, avremmo preso una seria bastonata. E questo che vi sto dicendo non sono nozioni sbagliate, non è che pensare che un POC possa essere shiftato più a nord sia sbagliato e possa essere una, diciamo, valutazione, un elemento di valutazione per aprire un trade. Assolutamente no, è un elemento di valutazione per aprire un trade, ma quell'elemento di valutazione deve essere abbinato a tutti gli altri elementi di valutazione che noi andiamo ad aggiungere sul mercato, come quelli che vi ho fatto vedere prima. Io non è che sono un mago, non ho la sfera di cristallo, ok? Cerco solo in base alla mia esperienza, agli strumenti che abbiamo e alla formazione che ho fatto, ok? Di capire e interpretare quello che il mercato mi sta dicendo. Il mercato mi sta dicendo a chiara voce, grossa come non mai, cosa vi sta dicendo? Vedete solo verde? Vi sta dicendo che dovete shortare? Ma mai al mondo? Per carità, noi qua potremmo assistere. Oh, adesso c'è un iceberg, eccolo qua. Oh, guardate, questo era un iceberg. Vedete che ci ha dato il nostro strumento, ci ha dato l'alert dell'iceberg. Eccolo qua, ok, c'è un iceberg sull'S&P, c'è un iceberg long, guardate che roba. Guardate che roba, allora è un iceberg short, ok? Perché un iceberg short? Perché cercano di comprare, hanno cercato di comprare questo livello e c'era un iceberg, ok? C'era un iceberg short, guardate che bella, questo è spettacolare. Questo qui, eccolo qui, questo è il livello dell'iceberg short, eccolo qui. Quindi occhio, molta attenzione adesso, perché se questo livello non dovesse essere rotto e vediamo che il mercato da qui, perché è un iceberg da 990 contratti, non è piccolo, eh? Ok, se questo livello a questo punto non dovesse essere rotto, cioè dovesse essere rotto a ribasso, questa è la situazione in cui potremmo in questo momento pensare che questa liquidità cominci a fare da resistenza, ok, e questo possa essere il momento di cominciare a shortare il mercato per andare a questo punto, sì, a pensare allo shift POC. Allora, questo qui è stato, questo è quello, vedete, questo è l'iceberg. Questo è l'iceberg, tutto questo azzurro che vedete qua, 1200, 1284, questo è l'iceberg, ok? Quindi in questo momento una persona può tranquillamente dire, ok, perfetto, lo facciamo in diretta, non è detto che vada, ok, facciamo un sell ask, eccolo qui, benissimo, ok, un sell ask, stop sopra i massimi, benissimo, perfetto, aperta l'operazione. A questo punto io ho un risk reward assolutamente di livello, ok? Assolutamente di livello, perché cosa sto rischiando qua io? Sto rischiando 3 punti di Standard & Poor's, ma il mio obiettivo a questo punto, qual è il mio obiettivo? Il mio obiettivo a questo punto è questo, almeno questo high volume node che vediamo qui sotto. Se il mercato poi, ok, avrà la forza di recuperare questo short, questo long che ha fatto, che al momento rappresenta una resistenza all'aumento del prezzo, se il mercato poi ci avrà la forza nuovamente di recuperarlo, becchiamo i nostri 3 punti di stop e va bene, ma come vedete, in questo momento il mio risk reward è assolutamente, lo vediamo anche visivamente, è assolutamente a mio favore. Quindi in questo momento la piattaforma mi ha detto che c'è stato un iceberg, ok? La piattaforma ha detto che c'è stato un iceberg, lo strumento mi sta dicendo che stanno cercando di vendere, guardate qua che botta gli è andato di 400 contratti short e come hanno reagito subito sul long. Ok? Quindi il mercato non vuole ancora scendere. Però gli shortisti stanno cominciando ad attaccare. Quindi, in questo momento, siccome il mio vantaggio dal punto di vista dello stop e dell'eventuale target che ho in macchina è talmente elevato che ci può stare anche se è un trade aggressivo al momento e potrebbe trovarmi di fronte, diciamo, al fatto che mi vengano a mangiare tutta la liquidità qua facendo scattare tutti gli stop. Per poi ritornare indietro e va bene, e vorrà dire che beccheremo il nostro stop e se tornano indietro, dandomi evidenza che quindi questo rialzo è stato una chiappa stop, ok, benissimo, vorrà dire che rientreremo nel mercato per andare a
a prendere il target che avevamo in origine, perché, perché non sempre ovviamente il mercato fa immediatamente quello che pensiamo, perché a volte in questa situazione può, eccoli qua, prendere, andare su, beccarsi lo stop e dopo vederci, costringerci a rientrare successivamente, diciamo, una volta che hanno fatto il fake al massimo. E purtroppo il mercato è questo, a volte siamo, diciamo, più fortunati che il mercato ci dia subito ragione, altre volte dobbiamo beccarci lo stop e eventualmente rientrare successivamente nel mercato. E come vediamo in questo momento, il mercato ci sta dando assolutamente dimostrazione che questo potrebbe essere un punto di rotation, perché i long in questo momento cominciano ad essere fermati e vediamo che cominciano ad entrare dei rossi abbastanza importanti, li vediamo anche qua dal Delta Profile sui 30 minuti che abbiamo qua. Quindi assolutamente l'evidenza c'è, ok? Siamo in una situazione dal punto di eccolo qua, vedete che comincia lo short ad arrivare, quindi quello che abbiamo individuato è corretto. A questo punto l'high volume node che si è creato sul profile ci fa da protezione al nostro short, ok? Bene, abbiamo individuato il trade correttamente in questo momento. Ora dobbiamo avere che cosa? La fortuna, perché ci vuole anche un po' di fortuna, che il mercato vada al nostro target senza magari venirci a beccare lo stop perché fanno una spazzolata e ci buttano fuori dal mercato. Succede anche quello, però quello che è importante è guardare tutte le evidenze che vediamo, capire quando è il momento che siamo long, quando è il momento che siamo short, in base a tutto quello che, come avete visto, l'abbiamo fatto in diretta, ok? Non c'è trucco, non ci inganno. Ecco la liquidità a protezione dello short. Eccola qui, ok? Boom, il mercato l'ha mangiata. Questo comincia a diventare preoccupante. Quindi comincia a dire aia, perché immediatamente appena uscita la liquidità, i longhisti, nonostante siamo già sui massimi, non hanno perso tempo un secondo a boom, buttare fuori, diciamo, mangiarsi immediatamente la liquidità, ok? Quindi assolutamente adesso è importante capire come procederà questo tipo di situazione. Bene, io spero di avervi fatto vedere un qualcosa di interessante in questo momento. Adesso dobbiamo solo seguire il trade e vedere, vabbè, intanto il trade lo lasciamo qua e vedremo come cosa succede nel durante. Analisi del 6E, andiamo a fare analisi 6, intanto vediamo se ci sono domande. Se avete domande da fare, se ci sono domande, buonasera, facciamo un'analisi del Russell, buonasera, possiamo avere un'analisi, no, dunque Russell, Volbook, allora vediamo, perché il Russell sul Volbook non è, vedete che quella responsive buy si è fatta sentire, specialmente sul pullback, qui vedete, boom, pullback, e quindi diventa, restiamo dentro, dai, vediamo, dunque Russell qua, vediamo se ce l'ho, eccolo qua, RT, Russell, andiamo a costruire il chart, vediamo se... Eccolo qua. Ok, allora, dal punto di vista del Volbook, andiamo a vedere il Russell, cosa ci dice? Allora, sul Russell ovviamente non abbiamo una liquidità bella e definita come ce l'abbiamo sullo Standard & Poor's, perché più il contratto è pieno di volumi, più ovviamente riusciamo ad avere un tipo di situazione di liquidità molto molto evidente sul mercato. Il Russell è un contratto che fa molti pochi volumi e di conseguenza non riesce a darci un'evidenza di livelli di liquidità come vediamo invece, come abbiamo potuto vedere prima sullo Standard & Poor's o su, diciamo, contratti grossi come può essere un Bund. Il Nasdaq per esempio ci dà già una visione di liquidità un po' migliore, però non è così, diciamo, pulita come invece io preferisco di farti tradare molto di più l'IS, dove ho, diciamo, un'identificazione molto chiara di quali possono essere gli iceberg, ho un'identificazione molto chiara di quali possono essere i livelli di liquidità, anche sul Nasdaq, però come stiamo vedendo, eccola qua, abbiamo già anche sul Nasdaq un'indicazione della liquidità bella carina, insomma, ok, dove vediamo che al momento a sud liquidità non ce n'è presente, ok, e a nord ovviamente siamo assolutamente adesso si sta caricando tutti quanti, perché ovviamente un feed molto molto pesante, eccolo qua.
Quindi insomma, ecco, insomma, c'è un tipo di situazione che assolutamente ci fa capire tipi di situazioni differenti nei vari mercati. È, come vi dicevo, è molto più agevole andare a tradare uno standard puro con la liquidità piuttosto che un Nasdaq che presenta una situazione più, diciamo, complessa dal punto di vista della quantità di liquidità e dei livelli che sono molto meno chiari rispetto ad uno standard puro. Bene, Rodolfo, bellissimo esempio di te, grazie Diego. Dunque, un'analisi, andiamo a vedere adesso l'analisi del 6E, andiamo a prendere il valutario, ok? Andiamo a prendere un'analisi del 6E. Il 6E, come avevamo detto la settimana scorsa, ok? Il 6E continua, a mio avviso, ok? È un mio personale, ecco, mentre sul... mi piace ultimamente pensare e vedere... tradare meglio con l'implementazione che abbiamo fatto sul Volbook, eccetera. Mi piace meglio tradare tipo strumenti come S&P piuttosto che Bund o Stocks, dove abbiamo una liquidità, diciamo, molto più presente, molto più bella, molto più definita, piuttosto che diciamo strumenti come il 6E. Ok, che secondo me in questo momento di grossa volatilità si prestano più a un trading multi-day piuttosto che a un trading intraday, ok? Anche se ovviamente anche lì ci sono le occasioni per farlo, però essendo più sporchi in questo momento i volumi, essendoci alta volatilità, essendo più sporchi i volumi nel trading intraday, preferisco vedere, ecco, un trading intraday, anche perché poi ogni strumento ha le sue peculiarità, cioè bisogna, cioè, l'S&P si muove in una certa maniera, il 6E si muove in un'altra, l'oro si muove in un'altra, quindi bisogna anche avere coscienza e conoscenza approfondita di come uno strumento si muove, ok, per poterlo anche tradare nella maniera corretta. Quindi non c'è solo, ed è un po' quella componente che vi dicevo prima, non c'è solo la componente diciamo degli strumenti, della formazione, ma c'è anche una componente dell'esperienza che conta moltissimo nel trading, cioè l'esperienza che magari ti permette, perché l'S&P si muove con delle dinamiche che non sono quelle del Nasdaq, che non sono quelle del DAX, che non sono quelle del Bund, non sono quelle delle stocks, ok? Cioè ogni strumento si muove con le sue dinamiche, ok? Ed ha le sue peculiarità. Quindi in questo senso dobbiamo essere sempre consci di questa cosa, che gli strumenti che andiamo a tradare hanno le loro peculiarità e che quindi è corretto anche conoscerne le peculiarità e quindi capire magari che di mattina si muovono in maniera diversa rispetto al pomeriggio, capire quando sia più il caso di tradarle, insomma, e quindi fare tutta una serie di intanto il mio trade è andato a break even perché ha rotto quell'high volume node e a questo punto non vedete il mio trade in questo momento è andato a break even, eccolo qua, ok, in questo momento ha rotto questo high volume node, non mi va più di rimanere dentro perché comunque questa discesa è stata assorbita in questo momento e quindi potrei trovare un'occasione a questo punto di una, abbiamo visto prima come ok, la liquidità qui sotto, ok, sia stata immediatamente fatta fuori, come il mercato stia spingendo ancora long, potrebbe essere un ulteriore assorbimento, ma a questo punto devo aspettare un'evidenza ulteriore per rientrare nuovamente nel mercato. E in questo momento non è più così semplice come era prima, ma dovevo attenzionarlo molto da più da vicino e quindi non è una cosa che adesso posso fare finché faccio il webinar, perché vi stavo anche facendo i 6, ok? Se vedrò l'occasione, eventualmente con l'occhio destro, finché stanno facendo qualcosa, eventualmente la metterò in atto. E 6E, come dicevo, ok, prima, il 6E si presenta in una situazione, a mio avviso, ancora ribassista. Queste sono le aree di intervento che io mi sono selezionato, 1,2040, 1,2010, ok? Questa è l'area rossa dove io sto aspettando il 6E per un trading multi-day, ok? Per un trading multi-day, un trading che preveda appunto l'acquisto in quest'area qua, non limit, mai limit. Ricordatevi che un acquisto non va mai fatto limit, un acquisto va sempre fatto a fronte di evidenze belle e chiare. Come avete visto prima, abbiamo fatto uno short non perché era arrivato lì, ma abbiamo fatto uno short perché c'è stata un'evidenza.
un'evidenza di iceberg, un'evidenza di assorbimenti, ok? Un'evidenza di certe cose. Quindi lo short è stato per un motivo. Adesso andare a shortare il mercato in questo momento, per esempio, adesso andare a shortare il mercato in questo momento solo perché in doppio massimo, per dire, è una follia, perché vuol dire non aver visto quello che ci ha raccontato il mercato prima di questa salita. Ok? Il mercato prima di questa salita ci ha raccontato che non ha avuto intenzione di scendere, ok? Quindi shortare qua adesso solo perché siamo su un doppio massimo è una follia, è un errore. Può andarti bene come può andarti male, ma è un rosso e nero e non va bene. Quindi il concetto è sempre questo: attenderò questo livello per capire cosa, se su questo livello il mercato mi possa dare un'evidenza che qui si possa aprire un long per andare dove? Un long per andare nuovamente in area 1.23, che è la parte alta del range di questa distribuzione, vedete, la multidistribuzione, che lui, queste sono le, tutte le distribuzioni che lui ha fatto, ok? Dal momento che lui è partito dal minimi di marzo-aprile, quando avevamo già identificato la rotation nei nostri webinar, e avevamo identificato queste linee gialle, ce le siamo messe, se ricordate chi mi segue nei webinar, ok? Queste linee gialle ce le siamo messe all'inizio, ok? E avevamo messo i nostri target e sono rimaste quelle tali e quali, non le abbiamo levate, ok? Il mio ultimo target era, diciamo, era identificato appunto dal POC del composite di lungo termine, ok? Questo è il composite di lungo termine e vedete il canale che mi sono messo, ok? La price action del dollaro rimane ancora negativa. Ok, quindi noi abbiamo assistito a un long, a un short, a un long, ma i minimi sono più bassi e i massimi sono più bassi. Ovvio che parliamo di lungo termine, ok? Quindi, però, e quindi non è che possiamo, perché la price action è negativa, a ogni massimo vendere, ok? No, perché non è così, perché dobbiamo considerare sia quel che è ovviamente la price action di lungo termine e dobbiamo considerare però anche quella che è la price action di breve termine. E la price action di breve termine è questo, scusate che cambio penna. Ok, la price action di breve termine è assolutamente questa, 1, 2, 3, 4, 5, ok, quindi è assolutamente positiva. Perché allora io vi dico qua cercherei un long, ok? Perché intanto il 50% di rintracciamento ce l'avremo più o meno, 50% di rintracciamento è sempre, diciamo, una linea, un confine che ci dice comunque se un mercato, diciamo, continua nel breve ad essere long o short, molto empirica, molto, molto, molto così, ok, però, ok. In questo momento il mercato per me presenta ancora una forza long, potrebbe andare tranquillamente a rompere il compo, il POC composite e ad andare a testare quello che è la low volume area in area 1.30. Quindi potremmo vedere tranquillamente un euro dollaro che va fino ad area 1.30. Al momento ovviamente è un euro dollaro che sta rintracciando per conto mio, sta, diciamo, scendendo verso area 1.20, 1.20 e 10, 1.20 e 30, che è esattamente il punto dove io lo sto aspettando per eventualmente, se in caso a fronte di evidenze chiare, un punto dove andrò eventualmente a considerare un long per tornare appunto in area 1.23. Questa è la mia view sull'euro dollaro. Oh, vediamo se ci sono domande. Scusate, sembra prima in chat come si fa a chiedere un obiettivo generale darsi in dollari, intendo. Sembra prima in chat come si fa a decidere l'obiettivo. Diego, ti è partito, ci sono partiti gli stessi messaggi. Beh, in realtà un obiettivo, Diego, deve essere dato in funzione, non è solo un obiettivo in dollari, perché un obiettivo, cioè un'operazione si apre sia per un discorso di risk reward, come l'abbiamo fatta prima, vedere, ok, abbiamo aperto un'operazione in base al risk reward che ci può dare, ok, e il nostro target, come il mio stop era sopra qua, ok, benissimo, ma nel momento in cui ho cominciato a vedere certe cose che non mi vanno più bene, ok, dico, perché devo aspettare di stopparmi 4 punti quando posso andare fuori a break even e chiudere a patta la mia operazione, se considero che questo rialzo che sta avvenendo nuovamente sia un rialzo che prelude a una nuova rottura dei massimi, ok? Quindi se io penso questo, se io penso che il mercato possa andare a rompere nuovamente i massimi, non me ne sto lì ad aspettare la rottura dei massimi perché dico, ah, il mio stop sarà solo qua. No, perché il mio stop in questo caso, che prima poteva andare bene, in questo caso non va più bene perché il mercato mi ha dato evidenze tali per cui mi sta dicendo, guarda, che è molto probabile che questo massimo verrà rotto nuovamente e andranno a fare nuovi massimi. A questo punto, perché devo aspettare, ok, di
di uscire. Boh. Come quando vi ho detto prima che abbiamo perso l'occasione di chiudere il mio long, il mio short, ok, e prendevo 40 dollari, ok, abbiamo perso l'occasione quando? Quando qua, perché stavo preparando il webinar, come vi ho detto, e ho perso l'occasione di chiudere il mio long qua, perché questo era il primo obiettivo assolutamente chiaro ed evidente, ok? Sono stato stupido perché non metto mai un ordine in limite, ok? Perché io non posso sapere se il mercato qui farà una response di questo genere, se il mercato qui lo buca e andrà giù, per esempio, day meno uno POC. Okay? Quindi l'obiettivo deve nascere come un obiettivo economico in funzione del risk reward che noi ci aspettiamo dalla nostra operazione. Okay? Quindi deve essere un obiettivo che deve nascere in base alla valutazione che noi facciamo del risk reward. Diciamo, ok, qui che rischio ho, che reward ho, ok, allora a quel punto c'è un obiettivo, c'è uno stop, ma nel durante che l'operazione comincia a svilupparsi, comincia a farsi, ok, e si mette in atto, il mercato continua a cambiare le informazioni che ci danno, specialmente in momenti come questo. Ci sono momenti che le informazioni rimangono tali e quali, specialmente se si opera in un'ottica di scalping, e ci sono momenti che invece le informazioni, come abbiamo visto, cambiano da un minuto all'altro. Quindi noi eravamo long, siamo passati short, da short siamo ripassati long, da long possiamo ripassare short. Quindi in funzione del mercato come cambia, ok, e delle informazioni che ci continua a dare grazie ai nostri strumenti, noi dobbiamo decidere ovviamente come dobbiamo eventualmente spostare il nostro stop. Come avete visto, io l'ho spostato, mi sono messo a break even, o come dobbiamo addirittura spostare il nostro target, magari farlo accorciarlo un attimo, o eventualmente addirittura allungandolo se ci rendiamo conto che eventualmente nel mercato c'è una grossa spinta in atto, e quindi quel trade è più corretto farlo correre piuttosto che stopparlo. È ovvio che questa cosa non avviene diciamo così così semplicemente. Fare correre un trade è una cosa abbastanza difficile, non è così semplice. Io personalmente per esempio, la tecnica giusta sarebbe quella di dire, quando si pensa che il mercato può essere veramente in un punto di rotation, come a volte faccio, ok, invece di entrare con un solo contratto si entrano con due contratti. Allora uno si apre al primo target disponibile, che poteva essere questo che avete visto, e quindi potevo prendere gli gain, ok? E lì allora posso metterlo al limite tranquillamente, e uno si lascia correre eventualmente mettendolo in pari, aspettando e vedendo se il mercato può correre più possibile per dare più soddisfazione possibile a quel trade che abbiamo in atto. Quindi il money management è l'altro aspetto molto importante del trading che bisognerebbe sempre prendere in considerazione quando si trada. Quindi quando si trada, il money management è un aspetto molto molto importante che fa la differenza, perché ovviamente ci sono situazioni in cui magari anch'io stesso apro un contratto, altre situazioni in cui ne apro due, altre situazioni in cui ne apro tre, dipende ovviamente da che sicurezza mi sta dando il trade che sto aprendo. Personalmente ovviamente parlo, perché sicurezza non ne ho. Quindi se secondo me è un trade che ha molte probabilità di poter andare a segno, ok, allora magari apro due o tre mini, micro, diciamo, ok? Se vedo che è un trade che ha poche probabilità, come prima ne ho aperto uno solo, come avete visto, perché sono in presenza in un mercato molto molto long, ok? E quindi ho preferito aprirne uno, e eventualmente ne avrei aperto un altro sulla rottura di livelli importanti, e avrei mediato a ribasso, ok, e in maniera positiva. Quindi ecco, cioè il money management, la gestione della posizione, non è un qualcosa di così semplice da valutare e da monitorare. Bene, io ragazzi, ho fatto un'oretta con voi e vi ringrazio di quest'ora che abbiamo passato assieme. Avete visto un po' di strumenti, un po' di cose, avete un po' visto anche le decisioni operative, come possono venire, in base a quali situazioni possono essere prese. E quindi niente, ringrazio tutti voi per seguirci sempre nel nostro canale Volumetrica Television. E so che siete in tantissimi che seguite Alex è molto bravo, in gamba,
oltre che essere un giornalista, vi fa vedere, è un bravo conduttore, vi fa vedere che è anche un trainer che sa a livello didattico, perché ovviamente tutte queste info che vi faccio vedere, ancorché io l'abbia aperto in real, l'operazione che avete visto, l'abbia aperto in real, ok, tutte queste operazioni che vediamo, che facciamo, sono sempre e comunque, anche quelle che vedete che fa Alex, sono sempre comunque operazioni da considerare d'uso didattico, scopo didattico, cioè a farvi vedere cosa, a farvi capire come si può, ok, però quello che ne ricavate non deve, cioè, assolutamente essere usato nel mondo reale se prima non frutto di vostri test, vostre simulazioni e che siate effettivamente sicuri che quello che state andando a fare può essere vincente oppure no, e che siate soprattutto consci che il trading è un mestiere molto pericoloso dove, voglio dire, la perdita è sempre dietro l'angolo, ok? Ed è molto, sempre molto probabile. Intanto vedete il mio stop sarebbe stato preso, allora è proprio la view del mercato che ti permette, vedete? Boh, allora, avete visto proprio in real time una successione di decisioni prese live, ok? Solo tramite la lettura del mercato e dei nostri strumenti, ok? Questo è importante, questo deve fare un trader. Il mercato ci parla, ci dice, ovviamente a volte il mercato anche ci fa degli scherzi, perché magari ci parla in una maniera e poi gira nell'altra. E noi dobbiamo essere pronti a incassare la nostra perdita e dire, ok, va bene, giro e mi rimetto di nuovo in sesto, ok? Quindi questo è il concetto fondamentalmente, sempre ed esclusivamente pronti a capire quello che il mercato ci sta dicendo. Ragazzi, io vi ringrazio ancora, i nostri contatti li sapete, il nostro sito web è questo che vedete, www.volumetricatrading.com, ok? Ricordo a tutti quanti, okay, che abbiamo inserito nel nostro, ricordo a tutti quanti, qua c'è anche la versione ovviamente in italiano, con tutti quanti i broker disponibili, qui ci sono, voglio dire, i prezzi delle nostre piattaforme, il tipo di piattaforme che abbiamo, nelle varie configurazioni, un mese, 6 mesi, 3 mesi e quant'altro. E ricordo a tutti quanti che abbiamo inserito nella nostra piattaforma, che abbiamo inserito nella nostra piattaforma, ok, un nuovo feed, adesso io non ce l'ho collegato perché ho installato giusto prima le versioni nuove che mi ha dato Antonio, ma è il Vol RT, ok, il Vol RT è il feed dell'azionario italiano, un feed estremamente affidabile, ovviamente che non, ormai l'abbiamo testato, non ha disconnessioni, non ha dati scorretti come abbiamo purtroppo in alcuni casi con quelli che avevamo fino ad ora, ancorché fossero i migliori. Ma era il meglio che ci passava il mercato. Ok? E quindi intanto vediamo che sono scattati tutti gli stop nel mini standard and pool, ok? Eccolo qua, ok? E la liquidità è stata fottuta. Bene. Bene, detto questo, ecco, e vi stavo dicendo appunto che abbiamo questa tipologia di feed dati, questo nuovo feed dati che appunto ci permette di avere dei dati assolutamente estremamente affidabili ed assolutamente puliti e perfetti dal punto di vista dell'analisi volumetrica e soprattutto è un feed integrato nella nostra piattaforma e quindi voi non dovrete più, come precedentemente facevate, andare, diciamo, a, se avevate un conto a WeBank piuttosto che iWeBank, andare a cercare di aprire con altri broker tipo Sella o tipo Directa o altri, perché erano gli unici che avevano dei feed dati accettabili. Oggi abbiamo noi un feed dati veramente super, ad un prezzo che è, diciamo, molto molto conveniente e quindi, insomma, chi fosse interessato contattateci pure per eventualmente avere delle informazioni più specifiche per quanto riguarda appunto per quanto riguarda appunto il feed dati di Volumetrica, ok? E basta. Detto tutto questo, sapete dove trovarci, dove contattarci, il nostro sito è appunto questo, i nostri contatti sono questi qua, info@volumetricatrading.com, attendete che apriamo la pagina dei contatti, se si apre il sito si vede che, eccolo qua, info@volumetricatrading.com. E questo, ecco, è, ecco qua, i nostri contatti sono questi, info@volumetricatrading.com, e quindi se avete bisogno di qualsiasi informazione a riguardo, siamo disponibili quando volete. Ragazzi, vi saluto tutti, una buona serata a tutti quanti e grazie ancora per averci seguito.